Buongiorno, buon sabato, si prospetta un magnifico weekend. Oggi ci troviamo in via Lunesole. Via Lunesole è la zona, per chi non lo sapesse, in questo momento più ricercata di Sassari, specialmente non la Lunesole che va verso la parte alta di via Carlo Felice, ma proprio la Lunesole che rimane, diciamo, vicina a tutti i servizi ma anche al centro di Sassari. Ci troviamo all'interno di questo splendido complesso, che molti di voi conosceranno, che è stato realizzato tra gli anni 70 e i primi anni 80, sviluppo in quattro palazzine tra via Lunesole, via Dau e via Livia. E il vantaggio qual è di questo? Questo è uno dei condomini che a me piace sinceramente più di tutti a Sassari, perché hanno delle rifiniture esterne invidiabili. Per chi ama, diciamo, gli spazi esterni e vuole trovare un connubio tra stare al centro, vivere comunque con degli spazi esterni abitabili, vivibili, piacevoli come le terrazze degli appartamenti, ma soprattutto gli spazi condominiali. Cioè, ma da quanto tempo non si costruiscono più condomini così belli e funzionali a Sassari? Tutto sembra diventato cemento, erbetta sintetica. Qua c'è un giardino fantastico e qua alle mie spalle questa piscina che hanno appena svuotato martedì scorso, spettacolare. Cioè, qua realmente c'è la possibilità da aprile a settembre, praticamente, inoltrato, di venire qua nelle belle giornate e poter usufruire voi, i vostri figli, di una piscina spettacolare, prendere il sole, non si ha voglia di andare al mare, si fa una nuotata in piscina, si rientra da una giornata calda estiva di lavoro, faticosa, tuffo in piscina e poi si sale su a casa. Quattro palazzi, solo quattro palazzi, diciamo che l'aspetto di questi palazzi è che dopo così tanti anni sono ancora in ottimo stato, ma anche perché sono stati manutenzionati in modo molto frequente. Diciamo che chi li abita sicuramente ha piacere di vederli comunque sempre in ottimo stato. Le facciate sono ancora tutte in ottimo stato, i giardini vengono curati 3 volte alla settimana, la piscina ovviamente durante i mesi di utilizzo ha il bagnino. Costi condominiali sicuramente leggermente più alti nella media, ma ben vengano. Cioè, io sarei disposto a pagare qualcosa in più di condominio se avessi l'opportunità di avere un giardino del genere e una piscina così funzionale durante i mesi estivi. Certo, non ci sono molte soluzioni in vendita in questi palazzi, sono, diciamo, quelli che sono stati venduti l'ultimo anno, sono 4 unità abitative vendute a prezzi veramente stracompetitive con nuovo. Abbiamo un appartamento in vendita in via Dau 14 che, se vedete le foto, è stato ristrutturato qualche anno fa. È spettacolare, spettacolare, ma non solo l'appartamento, è quando si esce da casa che inizia lo spettacolo anche, quando si possono invitare gli amici e farli godere di questo. Guarda in che condominio abito, a Sassari. Ci sono rimasti altri due attici in vendita, le richieste economiche ovviamente sono importanti, i proprietari stanno cercando da tempo di venderli, questi attici. Io mi rendo disponibile se avete necessità di una strategia commerciale un pochettino più innovativa e un pochettino più, come posso dire, collaborativa. Se avete curiosità riguardanti questo condominio, mi potete tranquillamente contattare. Mi potete tranquillamente contattare e sapere dinamiche di mercato, conoscere cosa è stato venduto, prezzi di mercato. Abbiamo moltissime informazioni di questi condomini, oltretutto hanno sotto l'aspetto urbanistico tutti i documenti in ordine, per cui anche per chi deve fare un mutuo bancario sicuramente sarà, come dicono gli americani, piece of cake, ovvero bazzecole, facilissimo. Sono ben quotati anche sotto perizia bancaria, per cui non avrete problemi a trovare qualcuno, a trovare, diciamo, un riscontro anche sotto l'aspetto del mutuo, a zero rischi. Potete fare qualsiasi tipo di mutuo, ma ovviamente questo poi spetta a voi deciderlo, noi siamo qua a disposizione. Guardate che giardini. Oltretutto rimangono arretrati rispetto alle strade, via Lunesole là. Noi siamo qua nel giardino, anche gli appartamenti che danno su via Lunesole, che è la più, diciamo, trafficata, sono abbastanza arretrati. Magari un po' più esposti quelli su via Livia, ma non è una via di traffico. Quelli di via Dau addirittura sono, la maggior parte, quello per esempio che abbiamo in vendita noi, proprio arretrato rispetto alla strada e a via Dau praticamente. Ma chi la percorre via Dau? È una via praticamente trafficata giusto dai residenti e
e da chi deve poi, da chi la conosce, perché fondamentalmente molto pochi sicuramente la conoscono. Questo è un condominio dove chi vuole comprare uno è sole, ma ragazzi, mandate a comprare un appartamento nuovo di pacca in mezzo al cemento, in quei palazzoni che tra 30 anni saranno, non so, a me sinceramente non è che piacciono tantissimo. Farei fatica proprio a livello commerciale, anche perché hanno spazi molto stretti. Avete notato che gli appartamenti nuovi stanno diventando praticamente delle bomboniere? Io non so. Poi il ragionamento che faccio spesso è questo: compri un appartamento di 70 metri quadri, lo paghi qua a Sassari, parlo ovviamente del mercato di Sassari, magari 250.000 euro. Ma se mi chiami tra 5 anni, ma come faccio a rivenderti quella casa? Tra 6 anni? La devi tenere per 20 anni. Ma se l'affitti a 600 euro al mese, ma che tasso di capitalizzazione è? Voglio dire, che redditività è? Meglio parla col tuo broker se vuoi investire i denari e vedi che ti farà guadagnare a livello finanziario con delle manovre finanziarie sicuramente molti più soldi. O investi all'estero. A Sassari ci piace investire sulla nostra vita, ci piace investire sul mercato immobiliare che ci porterà a vivere quella casa per tanto tempo, però deve essere piacevole, non posso andare a vivere solo in mezzo al cemento, oppure perlomeno me lo fai pagare come un blocco di cemento, ma qua ragazzi abbiamo veramente giardini e finiture che questo è un palazzo che ha praticamente più di 40 anni, d'accordo? Quasi 50 anni alcuni, che sono stati costruiti in epoche diverse, ma voglio dire, sono molto superiori, a me piacciono molto di più degli appartamenti moderni. Mi dai 4 classe A, 5 classe A, ma non mi interessa, io voglio vivere bene in un buon complesso, pagarlo il giusto prezzo e poter tra 5, 6 anni, 10 anni stancarmi e poterlo rimettere sul mercato e rivenderlo, riuscire a rivenderlo, non come purtroppo abbiamo visto sicuramente molti amici personalmente, o anche sicuramente vostri amici, oggi vanno a rimettere l'immobile sul mercato e riescono a malapena a recuperare quello che devono alla banca. No, questo invece vi dà proprio un'opportunità di sicurezza, solidità, di investimento e soprattutto di ampia vivibilità. Un saluto, buon fine settimana e un caro abbraccio. Ci vediamo in via DAU, vedrete presto il link dell'immobile che è stato adeguato anche come prezzo, quindi ancora più incentivante per chi sta cercando un appartamento, l'acquisto in questo splendido complesso. Se ve lo potete permettere, se ve lo volete regalare, saremo a disposizione per qualsiasi tipo di visita e informazione. Un saluto e un arrivederci. Ciao.